Nel 1983 arriva la prima inchiesta giudiziaria, che evidenzia che Silvio Berlusconi potrebbe finanziare un importante traffico di sostanze stupefacenti che vanno dalla Sicilia per tutta l'Italia, soprattutto in Lombardia e Lazio, e arrivano fino in Francia. Oltre a questo, Berlusconi sarebbe al centro di grosse speculazioni edilizie e opererebbe nella Costa Smeralda attraverso delle società estere. Infatti, è accertato che Berlusconi inizia a fare affari col faccendiere Flavio Carboni, un personaggio legato a Pippo Calò e alla banda della Magliana. Carboni è il personaggio che poi cede a Berlusconi quei terreni su cui sorgerà la sua famosa villa in Sardegna, Villa Certosa. Ma oltre a tutto questo, entra in società con Carboni nella mega speculazione Olbia 2, dietro un finanziamento enorme del boss Pippo Calò e di alcuni esponenti della banda della Magliana.